Zipnews.it, le notizie nel modo più veloce. Zip News Sport. Ben ritrovati dalla redazione sportiva in studio Edoardo Paradisi. Apriamo con il calcio, le qualificazioni mondiali. Questa sera si gioca Irlanda del Nord Italia, trasferta a Belfast, decisiva per la qualificazione ai mondiali 2022 per gli azzurri senza passare dai playoff. Mancini pensa alle novità Tonali e Berardi, Locatelli e Belotti verso l'esclusione con Insigne falso 9, confermata la difesa vista contro la Svizzera, fischio d'inizio alle 20.45. E passiamo a parlare del tennis, le ATP Finals, l'esordio più atteso, quello di Djokovic. È finito il match con la vittoria del serbo 7-6, 6-2 contro Casper Ruud. Questa sera alle 21 il match tra Tsitsipas e Rublev. La Serie A nel Milan e allarme esterni, stiramento per Calabria, anche ballo Touré KO per il terzino azzurro. Si tratta di stiramento, il senegalese non ha giocato contro Togo e Congo per presunti problemi muscolari. E problemi anche nell'Inter con un risentimento per De Vrij, non ci sarà il Napoli per lui, speranze bastoni Dzeko, sembra scongiurato lo stiramento per il difensore olandese che contro l'ex Spalletti sarà sostituito da Ranocchia o da Di Marco. La MotoGP, Francesco Bagnaia ha vinto la gara di Valencia, che ha visto anche l'addio di Valentino Rossi, tripletta Ducati con il secondo posto di Jorge Martina e il terzo di Jack Miller. La Formula 1, grande vittoria di Hamilton in Brasile, l'inglese è riuscito a portarsi fino al secondo posto dopo essere scattato decimo e andando a superare in modo decisivo Verstappen al 59esimo giro. La Formula 1 torna il 28 novembre con il GP del Qatar. E chiudiamo con l'ultimo saluto a Giampiero Galeazzi da Lotito a Mentana, in tanti in Campidoglio per lui, conoscenti, amici e appassionati di sport accorsi alla sala della Protomoteca in Campidoglio che ospita la Camera Ardente. È tutto, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez, una buona serata. Zipnews.it, le notizie nel modo più veloce. Zip News Sport.